Quarto concorso enogastronomico Memorial Giusy Marchica, ieri all'Istituto Alberghiero Luigi Sturzo di Gela, diretto da Grazio Di Bartolo. Giusy Marchica era un insegnante che prestava servizio nello stesso plesso, scomparsa prematuramente nel 2013. Ieri gli studenti di cucina si sono cimentati nella preparazione di piatti vegetariani e nell'abbinamento col vino. Gli studenti di sala hanno servito e presentato le pietanze. Preside, quarta edizione del concorso, è una tradizione che si rinnova, ogni anno i ragazzi sperimentano nuove pietanze e si mettono in gioco. Da quest'anno il Collegio Docenti ha proposto proprio l'istituzionalizzazione di questo concorso per ricordare la professoressa che ha dato tanto a questa scuola e ha contribuito allo sviluppo e alla notorietà dell'alberghiero, ma soprattutto ha contribuito al bagaglio culturale di questi ragazzi. L'hanno voluta bene, è stata una professoressa stimata e, come dicevo poc'anzi, ha messo in campo quella che è l'empatia, cioè la capacità di immedesimarsi in loro e di farsi amare, e quindi è stata veramente qualcosa di esempio per coloro i quali affronteranno questo mestiere che è l'insegnamento. E sicuramente l'Istituto non può esimersi da non ricordarla e da fare il possibile perché ogni anno con questo concorso si possa ricordare continuamente quello che è stata la sua capacità di lavoro, capacità di mettersi in gioco, ma soprattutto la capacità di relazionare con tutti i colleghi e con i ragazzi. Preside, ciò che si nota anno dopo anno è un innalzamento del livello, perché i ragazzi assumono ogni anno che trascorre più senso di responsabilità, ma soprattutto maggiori competenze, e questo viene fuori anche nell'elaborazione delle pietanze, nel servizio, insomma in tutto ciò che fanno. Certo, sicuramente ogni anno i ragazzi sperimentano dei piatti nuovi, quindi non fanno esercitazione e ciò migliora la loro competenza, quindi la capacità di mettersi in gioco, ma soprattutto intendono dei piatti nuovi, e sono quelli poi più importanti perché alla fin fine sono quelli che nel mercato vengono desiderati negli alberghi e nei posti dove c'è la ristorazione. Come sempre si preparano al loro futuro professionale? Sì, se si preparano e cercano un pochettino veramente di immedesimarsi in quelli che sono i desideri di coloro che vanno negli alberghi e quindi si mettono in gioco, cioè con la possibilità di poter dare il meglio di se stessi.